capito, sì sì, va benissimo. Adesso mi sposto un attimo, casomai vi chiamo un attimo. Ok. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti così numerosi. Stasera abbiamo l'opportunità e la fortuna di avere con noi Roberto Battiston, che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ci introdurrà nella scoperta di che cos'è il settore aerospazio per il nostro paese e in genere, con tutte le opportunità, le sfide e anche tutti gli aspetti affascinanti dal punto di vista tecnologico ma anche di sviluppo economico che porta con sé. Il professor Battiston è professore di fisica, è laureato in fisica delle particelle e dal 2014 è presidente dell'ASI. Ascoltiamo il professor Battiston e poi ci sarà possibilità di interagire a partire dalle vostre domande. Grazie. Grazie. Grazie anche alla fase luci, vero? Abbiamo tutto lo streaming. Sì, sì, si può, no? Per dare una migliore visibilità anche a loro che guardano da lontano. Salutiamo le sedi di staccate. Salutiamo le sedi di staccate che ci ascoltano in streaming. Va bene. Allora, e cerco con questa chiacchierata di darvi un'idea dello spazio, dell'attività spaziale, che non è, diciamo, incentrata sulla parte scientifica, che naturalmente è fondamentale per lo spazio, perché la spinta e la curiosità di conoscere e di esplorare l'universo è nata in noi esseri umani ed è una delle parti importantissime del settore spaziale, ma di quella più o meno ne avete sentito parlare, avete letto libri, giornali, molte informazioni su internet, in qualche modo fa parte della cultura tradizionale, che è un grande elemento di fascino e di motivazione anche per gli studi di carattere tecnologico che porta, e scientifico che portano. Però questa sera volevo parlarvi un po' di alcuni aspetti di uno spazio che sta entrando prepotentemente nella vita nostra quotidiana, per aspetti applicativi, tecnologici, economici, che è importante conoscere, perché in fondo molti di voi magari un giorno saranno coinvolti in queste attività spaziali proprio perché hanno un risvolto industriale, economico, applicativo importante. Grandi numeri delle attività in settori di tecnologia avanzata sono legati al fatto che esiste una rete di applicazioni di interessi variegata che è importante, diciamo, mettere a fuoco e conoscere, perché può dare anche delle idee interessanti per personali, vocazionali e motivazionali. Lo spazio di ieri, lo spazio delle origini, lo spazio è solamente dal 57, parliamo di spazio, perché è spazio vero raggiunto dallo Sputnik, quindi sono passati 60 anni, quest'anno è il 60esimo anno, è lo spazio della competizione Russia, anzi Unione Sovietica, Stati Uniti, il primo Sputnik satellite che ha terrorizzato letteralmente tutto il mondo fino a BPP regolarmente mentre orbitava. E risposta americana una quindicina d'anni dopo, andiamo sulla Luna col primo uomo. In mezzo c'è una quantità enorme di missioni, successi, alcuni fallimenti, una motivazione formidabile che ha spinto centinaia di migliaia di persone a lavorare in questo settore, la politica, la competizione, a dire la verità non armata, feroce, durissima, ma non armata. Questo è una cosa interessante, perché alla fine viene a casa che lo spazio è un luogo di competizione, ma non di combattimento, fortunatamente, anche perché si capisce che se uno comincia a rompere i satelliti dello spazio, lo spazio si riempie rapidamente di frammenti e non è utile più per nessuno. Non era così chiaro all'inizio, oggi è chiarissimo. Ma questo tipo di spazio appartiene abbastanza alla storia, perché oggi, tanto ricordatevi che il terzo paese che ha messo in orbita i razzi con dei satelliti a bordo siamo noi italiani con il progetto San Marco, quindi è una cosa da tenere presente che la nostra tradizione spaziale è straordinariamente importante. Infatti vi sapete parlare di questa
stasera è perché sono, come diceva, forse Einstein, qualcuno di loro, dei grandi, seduto sulle spalle dei giganti. Noi siamo seduti sulle spalle di chi ha fatto lo spazio in Italia negli ultimi 60 anni. Quindi terzo paese, ma chiaramente oggi ci sono tantissimi paesi che lanciano razzi, che utilizzano lo spazio per molte applicazioni, che si avvicinano a passi da gigante. Negli ultimi anni la Cina è esplosa dal suo punto di vista, l'India naturalmente è un popolo importantissimo, paesi anche più piccoli ci sono avvicinati a passi forzati, gli Emirati Arabi, sì, ci sono missioni importanti verso Marte spinte e sostenute dagli Emirati Arabi. Questa immagine, che non è una fotografia ma è un disegno, ma le fotografie sono analoghe, sono bellissime, mostra un altro delle grandi maestro di momenti di passaggio dello spazio, la stessa società internazionale, in cui chiunque abbia più di 16 anni, meno di 16 anni oggi al mondo, ha vissuto con almeno 3 astronauti che operavano giorno e notte sulla stazione orbitale. Quindi una realtà che ci ha accompagnato, voi siete un pochino più di 16 anni, ma ha accompagnato gran parte della vostra vita, senza che voi lo sapevate, e rappresenta uno sforzo di collaborazione internazionale che ha visto a bordo 220 persone di 17 nazioni in 15 anni, che sono alternate giorno e notte, e dietro le 220 persone ne avete 220.000 probabilmente che hanno sostenuto questo grande sforzo, questa grande attività. È costata sui 110 miliardi di dollari. La domanda risponde sempre: perché lo spazio costa così tanto? Che senso ha mettere 110 miliardi di dollari nello spazio per fare una casa destinata a pochi privilegiati? Alla domanda del genere io pongo sempre la seconda osservazione, che dipende con che cosa si confronta. E la guerra in Iraq ha costato circa 1 miliardo al giorno, quindi stiamo parlando di 3 mesi di guerra in Iraq. È un paragone ragionevole, questo lo lascio a voi valutare. Ma la guerra costa molto, molto, molto di più nel farla, no? La distruzione poi si aggiunge, che fare spazio, e fare spazio vuol dire progresso, fare guerra vuol dire un'altra cosa. Quindi tutto deve essere visto in prospettiva. Questo tipo di numeri sono grandi sì e no, dipende anche da come uno legge e calcola il beneficio culturale, politico, strategico, tecnologico. La stazione spaziale è stato molto importante perché è una delle cose in cui americani e russi nel periodo della guerra fredda, Reagan e Gorbaciov hanno deciso di fare questo tipo di collaborazione, hanno scaricato positivamente in questo tipo di struttura energie negative che altrimenti avrebbero potuto scaricarsi in modo molto più difficile. Io oggi minimo per alcuni numeri della economia spaziale globale. Circa 300 miliardi di dollari, di euro, in fatturato, circa 900.000 persone in tutto il mondo che ci lavorano. E alcuni numeri sono dominati dal servizio a grandi utenti. Tutte le parabole che voi vedete sui terrazzi di Milano sono legate ai satelliti che stanno trasmettendo televisione, canali televisivi, a tutto il mondo. Quello più le telecomunicazioni satellitari che voi senza rendervi conto parzialmente utilizzate quando fate telefonate o la usate internet, specie in posti un po' lontani, un po' remoti, ma non vi rendete conto del fatto che rimbalzano alcune di queste informazioni nello spazio, rendono il mercato dello spazio di oggi sostanzialmente di telecomunicazioni e televisione. Si sta partendo su altri settori, ma ne parlerò in modo più esteso nella fase seguente. Poi ci sono i servizi di gestione dei satelliti e poi la costruzione stessa dei satelliti e dei lanciatori, che forse quello che affascina buona parte di coloro che in questa stanza si occupano di ingegneria spaziale. Fabbricare satelliti sempre migliori, più potenti, più efficaci, e lanciarli con razzi sempre più efficaci, più potenti e meno costosi. Questi numeri sono i numeri del vecchio spazio, della vecchia economia spaziale. Tenete conto che questi numeri, se li confrontate con la telefonia, con le telecomunicazioni a terra, sono numeri piccoli. Non è un segmento
grande a livello mondiale, o poi scalato a livello italiano o europeo, dell'economia mondiale. È un piccolo ma importante segmento che sta contribuendo a cambiare molte cose nella vita delle persone, e i numeri sono, diciamo, di questo tipo. In Italia tutto questo come si declina? In 1,6 miliardi di fatturato annuo, circa 6.000 persone che ci lavorano, per lo più colletti bianchi, insomma, persone di alta formazione tipo ingegneristico, 250 ditte, la maggior parte piccole, tipico fenomeno italiano, qui si ripete uguale uguale, alcune grandi, Telespazio, Leonardo, Thales, Savio, sono dei nomi che ogni tanto vi sono sicuramente familiari, che utilizzano circa l'80% di questi 6.000 persone. Poi sono tutte quelle più piccole che chiaramente fanno il resto. Questi dati includono tutto sia l'upstream, lanciatori, satelliti, che al downstream, ricevimento dei dati, controllo dei satelliti e applicazione dei dati raccolti. Per avere un'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi, 6.000 persone rispetto alla massa lavorativa italiana non sono molti, stiamo parlando dei percenti. Per darvi anche un'altra idea, il mondo della difesa è 10 volte più grande. L'attività di velivoli, di tecnologie della difesa è circa 10 volte più grande di quello che è lo spazio. Quindi subito avete un primo elemento di raffronto dimensionale. In tutti questi anni, in questi 60 anni di sviluppo, si sono però sviluppate tecnologie molto interessanti e molto importanti. Lo spazio è stato un driver di tecnologie innovative formidabile per affrontare i problemi di scarse risorse. Uno spazio devo mandare su poco peso, perché mi costa moltissimo lanciarlo, con cui fare il massimo possibile. Non posso buttare via l'aria che respiro, non posso buttare via l'acqua che consumo, e non posso buttare via, meno butto via meglio è, più recupero meglio è, quindi tutto è calcolato e reso ottimizzato per poter raggiungere gli obiettivi. Questo porta a tecnologie sempre più efficaci, efficienti. Se noi sapessimo usare sulla Terra le risorse come le usiamo nella stazione spaziale, il problema del cambiamento climatico scomparirebbe da un giorno all'altro. Ma siamo molto lontani da questo, mentre lassù sappiamo recuperiamo le urine, il sudore, l'acqua è preziosissima, non se ne perde quasi nulla. Non usiamo ancora le feci, perché non abbiamo ancora una serra spaziale che chiuda il cerchio del recupero complessivo. Al momento in cui avessimo, diciamo, una sufficiente quantità di piante, potremmo chiudere e sostanzialmente prendere energia solare, poche risorse nuove, e chiudere il cerchio della vita e rendere questo sistema un sistema autonomo quasi completamente. Chi ha visto The Martian sa di cosa sto parlando. Bene. Però questa è la parte tradizionale dello spazio. Quello di cui voglio parlarvi oggi è il nuovo. La nuova economia dello spazio. Allora, credo che voi siate nati e vissuti nel mondo della new economy. Che cos'è la new economy? È un'economia in cui sostanzialmente si è passati da costruire le cose a fare servizi, da portare oggetti a trasferire informazioni. L'evoluzione massiccia e con numeri da capogiro che c'è stata negli ultimi 20 anni non è stata perché siamo più macchine, più aerei, più radioline, più oggetti. Sì, un po'. Quello che è esploso è la circolazione delle informazioni. È un'economia fatta di servizi, tra l'altro con un meccanismo di ritorno economico molto bizzarro, molto innovativo. Quando voi fate Google per trovare qualsiasi cosa, avete un servizio efficace, gratuito, istantaneo. Non spendete un singolo centesimo. Come mai? Ci sono dei samaritani che dall'altra parte del mondo lavorano per fornirvi le informazioni? Ovviamente no, perché tutta la ricchezza di Google sta negli algoritmi che applicano alle vostre ricerche in modo più o meno sofisticato, più o meno personalizzato, più o meno anonimo,
per far sì che la prossima volta che cercate una certa cosa, sotto vi appaiono dei banner pubblicitari che mostrano una cosa piuttosto che un'altra. È su questa parte che si fa la ricchezza da capogiro di Google. L'algoritmo di ranking attira, è il servizio che attira l'utente, dominano col 67 o 70% del servizio mondiale di fornitura di dato di ranking, e corrispondentemente hanno un mezzo, praticamente il monopolio della pubblicità mondiale basata su dati raccolti sostanzialmente in modo lecito, ma usati per, diciamo, guidare la pubblicità. È un classico esempio di successo della new economy. Ti regalano qualcosa, tramite un meccanismo legato alla pubblicità diventano ricchi e tu comunque hai ottenuto un beneficio. Bene, questa cosa ha un vantaggio enorme su chi costruisce oggetti, che una volta che io invento un servizio tipo questo, che è efficace, che attira le persone, moltiplicare questo servizio è qualcosa che internet mi permette di fare a un costo ridicolo di milioni di volte. Se faccio un'automobile e ne faccio 1 milione, hai voglia la fatica che devo fare. Ma se faccio un servizio e lo moltiplico per 1 milione di utenti in internet, praticamente basta un computer più grosso. Bene, siccome lo spazio è un fornitore straordinario di informazioni, e vedrete fra un istante di cosa sto parlando, la new economy e la space economy diventano la stessa cosa, nel senso che le informazioni che vengono prodotte nello spazio, la geolocalizzazione, che vuol dire il TomTom, il navigatore che ti mette in tasca, è gratuito, non pagate niente, però il prezzo sta nascosto nel costo del telefono. Oppure nelle pubblicità che compaiono quando andate in una via piuttosto che in un'altra, o in tante altre cose che in modo molto complicato sono nascoste dietro l'interfaccia che voi non vedete. Ma adesso stanno andando fuori delle applicazioni molto interessanti ottenute non solo dalla navigazione, ma dal guardare il pianeta con strumenti via via più sofisticati, nell'ottico dell'infrarosso, guardare l'acqua, il colore dell'oceano, la temperatura del suolo, la quantità di deforestazione, via via via, ve ne posso raccontare tante. Questi dati, che per la prima volta sono visti in modo globale da una flottiglia di satelliti sempre più sofisticati, hanno un valore economico, non in quanto tale, non perché compro l'immagine, perché queste immagini vendono tutto sommato non bene, anzi, più sono care, meno persone le comprano e meno parte del meccanismo dell'economia. Viceversa, più sono facilmente ottenibili e gratuite, più fanno partire dei processi che col sistema, per esempio della pubblicità, possono rendere molto conveniente e utile per tutti e due, il cliente e l'investitore, fare quello che si sta facendo, tipo per esempio appunto l'esempio di Google. Qui si parla di dati, tanti dati, big data. Sapete cosa sono i big data? I big data sono una cosa che può anche essere considerata il nuovo paradigma del modo di leggere il mondo, oppure un banale accesso a tanti dati con dei potenti mezzi di analisi. Noi siamo produttori di big data, i telefoni che noi abbiamo, i computer che utilizziamo, le nostre abitudini, le carte di credito, noi produciamo, dietro di noi c'è una fila di bit che qualcun altro utilizza, e quando ci muoviamo in un mondo in cui tutte le informazioni vengono continuamente scambiate. Limitiamoci allo scambio a fin di bene, non pensiamo, cioè, a fin di bene, allo scambio non legato a il lato oscuro del mondo, al lato, diciamo, business tranquillo, d'accordo? Non pensiamo all'intercettazione, alle cose più sofisticate, poi c'è anche quello naturalmente, ma concentriamoci sulla parte normale. Noi siamo dei produttori di dati a quantità, andiamo all'ospedale, i dati bancari, i dati di dove abitiamo, quanto consumiamo, di tutto. Questi dati sono spesso utilizzabili a pagamento o gratuitamente in grandissime quantità. Con degli analytics, con delle capacità di analizzare questi dati anche molto diversi, cercando correlazioni, si possono scoprire i comportamenti medi della popolazione, non i singoli individui, può non essere importante. Ma cosa succede che, come mai hanno scoperto che in corrispondenza di funerali si affittano più macchine a noleggio? Ora che ve l'ho detto, è ovvio, in America la gente viene da paesi lontani per andare al funerale, deve andare all'aeroporto per prendere la macchina.
Ma prima uno non ci pensava, perché adesso la gente guarda i giornali, conta quanti sono i funerali, manda le macchine nei posti giusti, così risparmia e fa più affari. Esempio di Big Data Analytics, l'hanno scoperto guardando i dati raccolti in certe occasioni. E quindi, ovunque io abbia una produzione di tanti dati, qualche persona intelligente impara, attraverso gli strumenti sempre più sofisticati, a estrarre informazione, che vuol dire ricchezza. Questo vuol dire inventiva, iniziativa, business. Non so se avete questo film, The Big Show, che in italiano è diventato la grande scommessa. L'avete mai visto? Avete visto questo film? Beh, questa è una storia tipica dei big data. Potrebbe intitolarsi Knowledge is Power, perché quel signore, mi pare che sia quel secondo a destra, sostanzialmente guardando delle anomalie piccole piccole in dati, diciamo, raccolti nel sistema della finanza americana, quindi con computer di 10 anni fa, quindi relativamente semplici rispetto a quelli di oggi, si era accorto che alcuni andamenti di alcuni indici dei prestiti non andavano secondo la norma. Piccole cose, in un mare di dati, il suo futuro, il suo intuito, la sua capacità di analista vedeva delle cose un po' strane. Scava, scava, scoprì che c'era questa iperesposizione delle banche rispetto al meccanismo dei prestiti per costruire case in America, che è stata la causa della grande crisi che ha portato al fallimento di Stanley Morgan, tutte quelle cose che avete visto nei giornali 10, 12, 13 anni fa. E questo è un classico esempio di big data, analizzate da un uomo, e questo qua ha fatto causa alle banche prima della crisi e ha raccolto un beneficio personale di 100 milioni di dollari sulla crisi delle grandi banche, e i suoi investitori, era un investitore pure lui, hanno guadagnato circa 700 milioni di dollari. Cioè, dalla grande crisi che ha bruciato centinaia di miliardi, questo signore e i suoi amici hanno recuperato un beneficio di forse 1 miliardo per coloro che hanno anticipato il fenomeno studiando dei dati di carattere statistico. Quindi non devo convincervi che il dato, la conoscenza, è potere. Però se passiamo a un altro tipo di dato, non il dato economico, non il dato finanziario, ma passiamo al dato che si può ottenere, per esempio, guardando la Terra. Questi sono alcuni satelliti che guardano la Terra giorno e notte via radar. Il radar permette di osservare la Terra di giorno e di notte, di guardarla quando c'è bel tempo e quando ci sono le nuvole. L'Italia in questo settore è molto forte, la costellazione Cosmos SkyMed, sono 4 satelliti di altissima risoluzione che guardano giorno e notte la Terra, e grazie a questo tipo di satelliti possiamo vedere con colori artificiali diversi lo stato di maturazione delle semente, delle piante, dell'agricoltura, che tipo di agricoltura sta venendo fatta, anticipare di 6 mesi il tasso di maturazione del riso in Cina, che vuol dire andare poi in borsa e investire nelle futures. Calcolare qual è la quantità di vino o di certo vitigno nel Trentino, così poi quando scopro che mancano 1000 ettari perché qualcosa è andato storto, posso anticipare che le bollicine quell'anno avranno un prezzo più alto, e cose di questo genere. Monitorare le foreste non è solamente una cosa che viene fatta per il bene dell'umanità, che giustamente è una cosa importante, ma ormai si è così convinti, la gente che muove la finanza è così convinta che c'è il cambiamento climatico, al di là di quello che dice Trump o altre persone, che coloro che fanno investimenti di lungo termine, 30-40 anni, vogliono sapere a che tasso vengono tagliate le foreste, per poter indirizzare gli investimenti sapendo le condizioni climatiche fra 30-40 anni. Quindi la stessa finanza
che da una parte è la causa dello sfruttamento del pianeta, si sta interrogando su come investire per non bruciare le proprie risorse sapendo che il pianeta sta venendo sfruttato. Io spero che alla fine questo cerchio si chiuda in modo positivo, che la finanza si cominci a preoccupare del pianeta e non solamente di come evitare che i danni al pianeta creino danni alla finanza. Con i satelliti si possono vedere lo stato delle acque, delle coste, sono molto importanti per prevedere in dettaglio e analizzare questo famoso lago di Aral. Dal 76 ad oggi, purtroppo, dallo spazio vediamo molto bene cosa è successo. L'ho capito anche coloro che sono vicini al lago, naturalmente. Lo spazio si misura in modo millimetrico, si può misurare con precisione quanto ghiaccio c'è, quanto se ne sta sciogliendo. E l'andamento del polo, si è visto che il polo nord, mi pare 2 o 3 anni fa, per la prima volta non si è formata la banchisa completa da memoria d'uomo. Anche su questo i satelliti hanno dato il loro contributo. Possono permettere di capire come navigare il passaggio nord-ovest, che purtroppo si è aperto, ma diciamo adesso che si è aperto la gente lo vuole navigare sapendo dove sono gli iceberg. Può permettere di vedere in modo quasi come un piccolo film il movimento dei ghiacciai che si buttano nel mare, la formazione degli iceberg, contare quanti sono le riserve d'acqua, le riserve di ghiaccio in modo preciso, così quando uno mette in opera delle metodiche per cercare di invertire il processo di riscaldamento può misurare con precisione se la derivata della temperatura comincia a piegarsi, se si riesce ad arrivare a quello che il COP21, il meeting sul cambiamento climatico di Parigi, ha portato come condizione per ritornare all'equilibrio da qui alla fine del secolo. Queste cose sono molto precisamente osservate e misurate dallo spazio. Dallo spazio si possono fare tante altre cose di utilità, anche non strettamente commerciale. Qui abbiamo degli esempi purtroppo della nostra recente storia italiana, dei disastri successi col terremoto che ha colpito il centro Italia. Queste immagini mostrano Matrice che il tasso di distruzione delle case visto dallo spazio, cioè mettendo assieme immagini ottiche e immagini radar che sono sensibili alla variazione di altezza degli oggetti riflettenti, si possono fare mappe di precisione del danno sismico che permettono di vedere sia, come in questo caso, un intero paese dallo suolo che singole case danneggiate nei dettagli. Questo sono esempi, in rosso è il dato satellitare di zone ad alto livello di danno confrontato con le foto che effettivamente mostrano purtroppo che questo è vero. Quindi è chiaro che i pompieri e le persone che lavorano a terra vedono i danni, ma la prima informazione legata a quello che è successo si può avere in modo globale da un'analisi automatica dell'immagine e del change detection, il cambiamento fra prima e dopo. Questo sempre con i dati di Cosmos SkyMed, che sono i dati italiani, abbiamo dati alla NASA per affrontare il problema del change detection nel terremoto del Nepal che è successo nel 2015. Il terremoto ha colpito una vastissima area, è un'area molto, molto buona parte in montagna irraggiungibile, e con queste tecniche in pochi giorni si sono capiti i villaggi, i paesi, le zone più colpite. E questo ha aiutato in modo significativo i soccorsi che sono indirizzati nelle zone più colpite, diciamo, rispetto ad altre. E questo è un sistema automatico proprio che confronta il prima e il dopo, corregge per i colori stagionali e si concentra sulla parte degli edifici e vede quali sono danneggiati rispetto a quelli che non lo sono. Ma uno degli elementi che caratterizza l'evoluzione dell'attività spaziale di oggi è la velocità con cui cambiano le cose.
Quello che ho mostrato prima erano grandi satelliti che osservano la Terra 24 ore al giorno e con caratteristiche molto particolari. Oggi la tecnologia che noi abbiamo in tasca, i nostri telefoni sono di fatto dei satelliti, hanno la possibilità di prendere immagini, di sapere dove sono, hanno dei sensori di vibrazione, dei sensori di inerzia, gli manca solo il pannello solare per essere un satellite e essere lanciato nello spazio. Con una piccola quantità di peso ci può essere una enorme quantità di tecnologia. Questa immagine mostra un sistema di una settantina di satelliti messi uno dietro l'altro, ciascuno grande come un piccolo computer, ciascuno pesante 5 kg, realizzato da un gruppo di ragazzi, tra poco li vedete, questo è uno dei satelliti che hanno realizzato, un modello, che nel 2010 si sono messi assieme in un garage californiano, questo, in 8, tutti uomini al primo giro, al secondo giro erano in 50 con alcune donne, adesso sono 400, ma sono sempre poche le donne, eccoli qua. E questi qua hanno detto benissimo, invece che fare satelliti grandi, costosissimi, che guardano la Terra passandoci una volta ogni 15 giorni in quel punto lì, i satelliti da soli ripassano sulla Terra in uno stesso punto ogni parecchi giorni, facciamone tanti piccoli uno dietro l'altro, perderemo un pochettino di risoluzione spaziale, ci arrivare ai 20 centimetri, che è il limite oggi raggiunto dai satelliti civili, arriveremo a 10 metri, ma guadagniamo in frequenza di osservazione. E quindi ho iniziato a fare questa osservazione che è data da una serie di satelliti che fanno uno scan, come un raster scan, come i fax, d'accordo? I vecchi fax, solo che quello che stanno faxando è una fetta di terra, è un sun sincrono, quindi è sempre la stessa ora del giorno, nello stesso posto, e fanno una terra al giorno, prendono i dati di tutta la terra in un giorno, con 70 satelliti di 5 kg che costano ciascuno 20.000-30.000 euro, lanciati come? Dalla stazione spaziale, hai visto quei colpi che venivano sparati? È una pistola a molla, come una volta si faceva con le palline per lanciare le palline di carta in carnevale, in questo caso ci si lanciano i satelliti fuori da un contenitore precaricato a terra, uno dopo l'altro, nell'orbita data dalla stazione spaziale e dall'inclinazione della pistola, una messa in giro 77. Che ci fanno con questo tipo di informazione? Oggi Planet.com, che è la ditta che hanno fondato i 7 californiani nel 10, nel 13 o 14 si è capitalizzata in borsa con 250 milioni di dollari di capitalizzazione. Questi ragazzi sono ancora dei ragazzi, uno di loro era con noi in Asia l'altro giorno, non raggiunge i 40 anni, e recentemente stanno comprando un pezzo di Google chiamato Terrabella, sono dei satelliti molto più potenti, che però Google, dopo alcuni anni di investimento, avendo comprato la compagnia per 500 milioni di dollari, ha deciso di passare a Planet.com sulla base di un accordo commerciale di alto livello, perché si è resa conto che questi ragazzi conoscono meglio lo spazio e conoscono meglio quello che ci si può fare con queste tecnologie che loro, che sono, diciamo, più specificamente capaci di fare la gestione del dato, il trattamento del dato, la distribuzione. Questa immagine è molto interessante, in questi 5-6 anni hanno fatto 13 ridisegni e reiterazioni di questi Dove. Dove vuol dire falchetto, se non sbaglio, cioè il nome di una colomba, grazie. Sono queste colombe, sono passate via via nel tempo, questa è la più moderna, la più recente, via via nel tempo sono evoluzioni, ma sono concettualmente la stessa cosa, una 3 unità di nanosatellite, con dentro una telecamera di buona qualità, ma niente di straordinario, telecamere tradizionali che prendono queste immagini, che sono circa 20x20 km, risoluzione a terra di circa 5 metri, quindi una cosa tutto sommato modesta, potenza raccolta con dei pannelli solari, stabilizzazione, un po' di shutters e
riescono a fare 2 milioni di chilometri quadri per giorno, non buttano giù tutto naturalmente, perché non ce la farebbero come capacità di scarico. Tipicamente hanno una connessione a 200 megabit per secondo, dallo spazio non è male, a casa vostra non sarete più 200 megabit con la ASL, un terabyte a bordo di storage, che stanno continuamente migliorando il software per avere immagini più potenti. Che ci si fa con un'informazione che è aggiornata globalmente una volta al giorno? Qui si tratta di avere delle buone idee. Questa è un'immagine di un porto, che c'è una raffineria. Uno può immaginare da lì contare le navi che entrano e che escono. È un modo interessante per misurare l'attività di un porto. Ma però, se state un pochino più attenti e guardate attentamente, vi vedete le tank della raffineria? Cosa hanno di particolare? Che hanno delle mezze lune d'ombra. E le mezze lune d'ombra misurano quanto è profondo il tetto mobile. Per cui, se tu riesci a fotografare tutte le raffinerie, tutte le tank degli Stati Uniti alla stessa ora del giorno, scattando la foto quando ci sei sopra, quindi non genericamente campi di cotone, ma scattando la foto in quei posti, mandandola giù, misurando la dimensione delle mezze lune d'ombra, sapete quant'è la riserva petrolifera di un paese come gli Stati Uniti ogni giorno. Questa informazione la porti in borsa e investi sulle futures. È un'informazione molto preziosa. Si può ottenere in altro modo? Sì, contattando tutte quante le raffinerie e pagando tot dollari, forse ti direbbero quanto è lo stato di pieno di vuoto. Ma nello spazio è gratis. Nessuno può impedire a uno di fotografare questa cosa, di calcolarsi il livello delle riserve petrolifere di un paese. Lo chiamate economia delle ombre. Questa è un'economia basata sulle ombre. Oppure si possono contare le nuvole. Queste nuvole sono le nuvole di due impianti di energia della Cina che stanno bruciando a un certo tasso carbone o petrolio per fare energia elettrica che viene usata in Cina per fare tante cose. Misurando la dimensione della piuma regolarmente ogni giorno su tutti gli impianti della Cina, so il consumo istantaneo di energia di un paese importante, anche lì la posso giocare e a calcolarmi le informazioni cruciali. E sono due esempi, ma grazie a questi piccoli dove, capite bene che qui la risoluzione non è spinta, 5 metri, 10 metri sono più che sufficienti per fare questo tipo di immagini e contengono comunque moltissime informazioni. Terra Bella, la ditta che Google aveva comperato e che poi ha venduto a Planet.com, è un passo ulteriore nella direzione della rivisitazione, perché i satelliti di Terra Bella sono strutturati per poter prendere dei filmatini. Sono satelliti che quando passano in un punto per 90 secondi possono guardare lo stesso punto e prendere ripetutamente informazioni. Quindi vuol dire che io posso vedere le automobili spostarsi, le navi navigare, posso prendere tutta una serie di la folla spostarsi, diciamo di nuovo le dinamiche tipiche di una società che ha attività economica, tutto ciò che si sposta, che si muove, al tasso e alla velocità tipica delle dimensioni umane. I satelliti oggi non fanno questo perché ce ne sono pochi, sono sempre per definizione al posto sbagliato, al momento sbagliato, perché passano in un punto specifico ogni volta, molti giorni. Molti satelliti ottici non possono puntare e fotografare, alcuni sì, molti no. Quindi fanno una sorta di scan senza prendere informazioni, poi fanno fotografie, ping, ping, quando hanno il comando di raccogliere il dato. Ma ripassano in quel punto dopo alcuni giorni. Questi qui invece, per il meccanismo che hanno, sono tanti, sono la costellazione più grande mai fatta fino ad ora, danno delle informazioni che addirittura possono diventare dei piccoli film che mostrano Google Earth dinamico. Google Earth lo conoscete, è statico, ingrandisci, arrivi a vedere il campo del vicino, sì, di 6 mesi fa. Oggi ormai lo vedi
del giorno di prima e un domani lo vedrai in tempo reale. Questa evoluzione del dato satellitare di osservazione della Terra è impressionante e potete solamente vagamente immaginarvi quante possono essere le applicazioni che sono possibili con questo tipo di informazione. Con i dati di Planet.com raccolti in questo modo sistematico su gran parte del mondo si scoprono le cose più incredibili. Il mondo visto a 5 metri di pixel è immenso. La maggior parte di queste cose che loro fotografano non vengono viste, analizzate da occhi umani, è impossibile, sono tantissime quantità di informazioni. Però con i metodi del computing, il change detection, il cambiamento di un giro dopo l'altro, ci può dare informazioni che al nostro occhio a prima vista spariscono. Per esempio, questo è un fiume nel Perù e quelle macchie giallastre sono miniere d'oro, illegali, ma che almeno nella fase iniziale rimanevano la parte di destra di questa immagine, la parte in alto, che la parte in basso è una zona protetta legata alla, dedicata a delle tribù particolari che vivono in questa zona della foresta. Passandoci sopra, giorno dopo giorno, vedete che si è incominciato a sbordare dalla parte protetta e grazie a queste immagini alla fine il problema è stato portato all'attenzione della stampa e il governo è dovuto intervenire. Guardando si scoprono molte cose che altrimenti sfuggono e possono essere di enorme valore anche sociale o civile. Un'altra cosa che hanno scoperto guardando il Mar della Cina, voi sapete che sulla barriera corallifere i cinesi costruiscono, impiantando tonnellate e tonnellate di cemento armato, delle isole armate, armate nel senso di cemento, dove ci mettono anche delle armi vere, perché stanno occupando in modo strategico il Mar della Cina. Bene, questa cosa la sanno anche noi la sappiamo. Queste immagini hanno permesso di vedere, col change detection, degli atolli secondari vicino al Vietnam, dove i vietnamiti fanno esattamente la stessa cosa, ma che erano sfuggiti all'occhio perché nessuno guardava lì e guardava solamente la parte dei cinesi. Un'altra cosa che è estremamente interessante. Ma questo è un'altra cosa che faccio un salto adesso, vi mostro un altro tipo di applicazione che ho appreso pochi giorni fa che è totalmente sorprendente. Nuove medicine fatte nello spazio. Che c'entra lo spazio con le medicine? Nello spazio siamo in caduta libera e in caduta libera la gravità non ha nessun effetto, che tutto cade liberamente. Quando siamo in caduta libera ciò che è caldo e ciò che è freddo pesa uguale. L'acqua in una pentola non bolle perché non ci sono differenze di modalità di cadute fra una bolla d'acqua più calda e una bolla d'acqua più fredda, non c'è la convoluzione dei liquidi e quindi tutte le reazioni chimiche che generano anche piccole quantità di calore avvengono in una situazione di enorme stabilità. Questa è un'idea che era nota fin dall'inizio, che permetteva di pubblicizzare la Stazione Spaziale Internazionale come un luogo per fare nuove leghe, con fusioni in mancanza di peso, nuovi materiali, nuove medicine, nuove molecole. Voi sapete che le molecole caratteristiche del nostro vivere sono spesso macromolecole, molecole molto complicate con centinaia o migliaia di atomi, che si formano con dei processi chimici, ma anche chimico-fisico, con dei ripiegamenti particolari complicatissimi, oggetto di studio, che partono da dei filamenti e li mettono a combinarsi in oggetti che prendono delle forme particolari. È chiaro che questo tipo di meccanismo che parte da strisce di atomi e alla fine li ripiega, gli stessi cromosomi in qualche modo sono questa forma molto ripiegata di molecole molto lunghe, molto complicate, è sensibile alla gravità. Per cui quando avviene in un ambiente di gravità avviene in un certo modo, quando avviene in un ambiente di caduta libera avviene in un modo diverso. Sulla stazione spaziale si fanno esperimenti per studiare
nuove tipologie di macromolecole create in assenza di peso. Il fatto qual è? Che nella stazione spaziale fare un esperimento è costoso, se ne fanno pochi, e gli astronauti, che sono gli operatori di questi esperimenti, hanno mille cose da fare e dedicano poco tempo, per cui nello spazio si fa, diciamo, un esperimento ogni, diciamo, mese, mentre a Terra ne fai 50, 100, 1000. Questo ha fatto sì che 15 anni di Space Station nel settore biochimico ha prodotto molto poco. Sono trovati un paio di esempi di un virus che diventa particolarmente attivo in mancanza di peso e una particolare molecola che sembra avere qualche interesse, ma se confrontiamo con 15 anni di ricerca nel settore biomedico, hai voglia di quante molecole e di quante cose uno ha scoperto. Bene, tre anni fa, un giovane colonnello dell'esercito israeliano, che poi, diciamo, che era responsabile per i servizi spaziali, ha avuto la seguente idea, e poi ha smesso di fare il soldato e si è messo a fare l'imprenditore. Ma se io invece di avere l'astronauta che nel qualche per cento del suo tempo fa in modo ripetitivo e poco intelligente un esperimento di carattere biochimico, potessi avere un sistema automatico per fare la stessa cosa, un lab on chip, un lab on satellite, e lo riducessi di dimensioni fino a diventare compatibile con un satellite nano di 3 unità. Potrei fare un sistema in cui c'è dentro tutto il meccanismo che mi porta a fare l'analisi biochimica, ma che è controllabile da Terra e che mi manda i risultati via app nel mio telefono. Detto fatto, questa è la Space Station, ve l'ho detto, molto costosa, la microgravità è ottenuta in caduta libera, ma sulla Space Station l'accesso alla risorsa è veramente complicato. Se voi sviluppate un laboratorio on chip all'interno di un nanosatellite, scoprite che si può fare, perché in fondo vi bastano pochi tubicini, uno spettrometro, un microscopio, alcuni strumenti elementari miniaturizzati che si trovano tipicamente in un laboratorio di biochimica e sufficienti pompe, pompette, succhiatori, risciacquatori per rifare questo esperimento. E l'ha detto fatto, l'ha costruito, lo lancia fra 5 giorni, vende il servizio alle principali ditte di farmaci, le quali hanno l'interesse di fare questi studi, nella misura in cui si può fare per centinaia e centinaia di composti, a tutte le caratteristiche di densità, temperatura opportune, ma non solo. Sono molto interessate a fare il patenting della forma delle macromolecole. La stessa macromolecola si può formare in modi diversi. Nello spazio si forma in un certo modo e poi è stabile, la riporti a terra, rimane tale, e magari ha delle proprietà di carattere biofisico diverse. Magari una macromolecola molto più interessante di altre nella forma che prende nello spazio. Gli interessi in gioco sono molto grandi. Quindi il patenting delle forme macromolecolari di un certo composto è un settore economico assolutamente di rispetto che adesso può estendersi dalle forme ottenibili in laboratorio a quelle ottenibili nello spazio. E c'è un business, infatti questo startup, che dopo 3 anni sta lanciando il primo satellite, ha un business che ha un andamento che è del tipo esponenziale. Queste sono alcune informazioni delle app che uno ha sulla sua iPad per vedere cosa sta succedendo nel satellite, e questa è la dimensione del tubicino in cui vengono manipolate queste macromolecole in modo ripetitivo, in modo controllabile a terra. È lo scienziato che fa l'esperimento, come è giusto che sia. Se io devo spiegare a un'altra persona come fare l'esperimento, diventa una procedura molto meccanica, molto rigida, in cui la variabilità tipica del processo scientifico viene persa. Adesso mi avvio verso la conclusione.
Tutto questo tipo di creatività, di sviluppo, di rapido sviluppo e di innovazione si sta muovendo in modo molto dinamico in tutto il mondo. In Italia giochiamo la nostra parte, in Europa pure, paesi come gli Stati Uniti, ma Israele stanno muovendosi rapidamente, la Cina, molti paesi ci stanno affacciando a questo settore per la prima volta. C'è una intrinseca caratteristica internazionale dello spazio, non solo dovuto al fatto che le orbite non vedono i confini, ma anche al fatto che c'è chi fa i satelliti, c'è chi li lancia, c'è chi fa un servizio, c'è chi ne fa un altro, è un sistema veramente molto globale e questo è molto positivo anche perché le idee, questa che vi ho raccontato del Space Farm, l'ho appresa 4 giorni fa in Israele, mi ha colpito moltissimo, ma le idee nascono dove ci sono le persone intelligenti e uno deve andare a cercare dove ci sono, non è che possono essere comprate dal mercato. E, è proprio importante che l'attività spaziale venga resa patrimonio sempre più diffuso e sistematicamente accessibile da parte di tutti. In particolare i paesi in via di sviluppo che sono interessati allo spazio ma tendono a comprare lo spazio senza sapere fare spazio, comprare i servizi senza sapere modificarli o costruire o realizzare le infrastrutture. Per fare questo tipo di affrontare questo problema abbiamo organizzato poco tempo fa, l'anno scorso a Trento, un foro internazionale a livello ministeriale proprio per fare una dichiarazione che spinga tutti i paesi interessati allo spazio, in particolare quelli in via di sviluppo, a dei processi di formazione universitaria o di high school o post università e dottorato che contengano un profilo legato allo spazio, una formazione ingegneristica o fisica o chimica, ma con un tema specifico legato allo spazio, per permettere di creare una generazione di persone che, diciamo, in certi paesi è banale, voi avete ingegneria spaziale qua al Politecnico, bene, in altri paesi è molto meno banale, oppure è velleitario perché non ci sono politiche utilmente messe in atto per raggiungere questo scopo. E questa è una delle cose importanti del settore spaziale, è la creazione di coloro che fanno e faranno questo tipo di attività. E il mondo dello spazio è molto sensibile a questo, sono organizzazioni anche di giovani professionals che si organizzano e cercano di autosostenere, comunicando e scambiandosi le informazioni anche di tipo lavorativo, questo tipo di accesso al settore spaziale. Apprendo una dichiarazione, adesso non sto qui a raccontarvi. Quindi, mi pare che sono verso la fine, le conclusioni sono in qualche modo già contenute nelle cose che vi ho raccontato. Spero con questo tipo discorso che vi ho un pochino stuzzicato la curiosità su quello che è oggi lo spazio. Non ho parlato di esplorare i satelliti, i pianeti, di guardare l'origine dell'universo, di contare i buchi neri, sono cose meravigliose che continuano a essere fatte, ma è un altro seminario, un altro tipo di contenuti. Volevo darvi un po' un'idea di quello che invece è il motore forte che, oltre alla scienza, sta tenendo in crescita continua questo settore, che è quello del ritorno economico basato sull'acquisizione di informazioni sempre più sofisticate o sull'utilizzo intelligente, come nel caso di Big Pharma, di Space Pharma, di una risorsa che ha caratteristiche uniche. Vi ringrazio. So che ci sono delle domande, qualcuno mi ha detto, mi sono preparato delle questioni, eccetera, per cui vi invito a non perdere tempo e a porle. Prego. Allora, presentatevi. Okay. Sono Elisa, sono ingegneria civile, la seconda domanda. La mia domanda era, con tutto questo discorso che sinceramente non conoscevo minimamente, è un po' più magari banale, però ho frequentato questo semestre il corso di topografia e trattamento delle osservazioni e abbiamo focalizzato l'attenzione sui metodi di rilevamento di satellitari
soprattutto nel metodo GPS. Noi sappiamo che c'è il metodo Galileo, che è il posizionamento Galileo, che ormai dovrebbe essere probabilmente da poco attivo, e volevo sapere quali sono le differenze tra il GPS e il Galileo, ovviamente sapendo già che il GPS è un metodo militare, di posizionamento militare, mentre il Galileo sarà civile, quindi qual è la differenza e quali sono i vantaggi non tra l'uno e l'altro? Ottimo, dunque il GPS è di origine militare, è vero, serve a scopi civili, ma sappiamo benissimo che nei momenti cruciali la precisione, la risoluzione del GPS può essere scalata in modo peggiorativo e diventare praticamente inutilizzabile. In questo senso è uno strumento che di solito non ci pensiamo, ma chi lavora in territori belli e esposti a fenomeni legati alla guerra sa benissimo che non può essere affidabile per il mondo civile. La differenza fra i due sistemi, oltre al fatto che effettivamente, giustamente hai detto che Galileo, essendo finanziato dalla Commissione Europea, non può avere un obiettivo di tipo militare, questa è una caratteristica specifica degli investimenti fatti dalla Commissione, è la precisione degli orologi che ha a bordo e conseguentemente della precisione di determinazione della distanza. E Galileo punta ad avere i 20 cm di risoluzione civile, mentre sappiamo che il GPS è dell'ordine del metro. I 20 cm sono cruciali in importanza perché aprono la serie di applicazioni della guida automatica delle automobili o degli aeroplanini, anche i droni o degli aeroplani o delle navi, perché 20 centimetri sono un numero con cui si può trattare nella interpolazione di oggetti che devono muoversi, per esempio, in una città fittamente abitata o cose di questo genere. E un'altra cosa che Galileo ha è la possibilità di ricevere un segnale da terra, non solo di mandarlo, e quindi per tutto ciò che è l'emergenza. Sostanzialmente, se tu hai un problema di un SOS in mare, con i metodi tradizionali ci metti alcune ore a identificare l'origine di questo tipo di segnale, col Galileo puoi scendere 10 minuti, perché ricevi direttamente, con telefoni speciali naturalmente, ma un impulso, secondo un canale in salita che ti dà un'informazione che è posizionabile e conseguentemente gli interventi possono essere molto più precisi e più rapidi. Questo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Le dimensioni dei satelliti sono confrontabili, ne abbiamo 24-25 in GPS, 27-28 in Galileo, sono confrontabili le costellazioni. Una cosa che mi piace raccontarvi è questo, che lo scorso dicembre, come giustamente hai detto, è stato annunciato quello che si chiama Early Services, i servizi iniziali di Galileo. Con 18 satelliti in volo e non 28, non puoi pensare di fare il servizio del positioning, perché ti mancano le intersezioni fra questi cerchi radio che vengono mandati dai satelliti. Per occorrono 28 per fare questo tipo di posizionamento, però ti puoi dare un tempo assoluto che viene fornito adesso in modo affidabile a tutto il mondo. Questo servizio ha caratteristiche molto tecniche, serve da alcuni ambiti specifici, cioè le navi piuttosto che la parte della sicurezza, però è un servizio globale, per la prima volta l'Europa fornisce uno servizio globale, e ti posso assicurare che l'Europa, di cui spesso parliamo come un sistema fragile, debole, esposto ai Brexit o cose di questo genere, per la prima volta era percepibile la sensazione di avere uno strumento comunitario, un'infrastruttura europea che permette non solo un beneficio interno, tecnologie di cui ti ho parlato, ma anche una proiezione dell'Europa politicamente verso l'esterno. Quindi un'azione politica, un po' come il GPS, che è una politica globale degli Stati Uniti, con Galileo l'Europa potrà fare, potrà proiettare la propria influenza, per quello che può voler dire il settore spaziale specifico, su tutto il mondo grazie a uno strumento spaziale. È una cosa molto importante, una sorta di bandiera europea che forse non sventola abbastanza forte in altri settori, nel settore spaziale è molto visibile. Presente. Salve, io sono Andrea Pasquale e in base appunto
faccio ingegneria spaziale, primo anno specialista, e in base al discorso che ci ha fatto ora, appunto relativamente alle missioni ATI, che ci ha appunto mostrato di osservazione della Terra, le volevo chiedere se, diciamo così, i guadagni dal punto di vista economico che possono essere, diciamo così, presi dallo spazio, sono legati soltanto all'osservazione della Terra oppure vertono anche su altri ambiti, ad esempio l'osservazione di altre stelle, piuttosto che i viaggi interplanetari, piuttosto che appunto i viaggi sulla Luna o qualcosa del genere? Allora, l'aspetto economico oggi, fatto 100 totale, i numeri di prima mostrano chiaramente che una frazione tipo il 60% è legata alle telecomunicazioni o alle trasmissioni radio televisive, che sono forse dominanti, sono satelliti geostazionari, la stragrande maggior parte delle posizioni orbitali geostazionarie sono occupate già, perché c'è un mercato molto importante. Lì, diciamo, in questo settore si fanno i soldi, ci sono compagnie che investono centinaia di milioni di euro per fare i satelliti e piano piano recuperano cifre più alte, altrimenti andrebbero in fallimento, legati ai servizi. L'osservazione della Terra, a parte la produzione del satellite, che chiaramente è commissionata alle ditte, in quanto tale, diciamo, non sta ingenerando benefici, ritorni diretti in quantità sostanziale. Pensate semplicemente alle predizioni del tempo. La sera voi vedete le immagini satellitari, ormai da 30 anni. Beh, non pensiate che quelle immagini abbiano ripagato il costo del Meteosat o dei vari Meteosat che sono stati costruiti via nel tempo. Però hanno un beneficio sociale enorme, perché grazie a quelle immagini uno ci fa una serie di ragionamenti più o meno precisi, la modellistica e quant'altro. Quindi, quello che sto cercando di dirvi è che l'avvento di, fino a poco tempo fa, a parte le immagini meteorologiche, c'era relativamente poco di dato di osservazione della Terra, sistematico, affidabile e continuo su lunghi periodi. E sono 10 anni che più o meno ciò accade in modo abbastanza sistematico e si stanno creando sempre più applicazioni per sfruttare questo modo diverso di guardare la Terra. Quindi io mi aspetto che ci sia nel corso dei prossimi anni una crescita importante, forse esponenziale, di questo tipo di utilizzo. Di nuovo, il business non è vendere le immagini, perché l'immagine, intanto c'è una inflazione di immagini ottiche, sono tanti satelliti, poi arrivano questi che ne mettono 80 in un colpo solo, l'immagine in quanto tale. Sì, puoi dire 5 metri su 20 centimetri, è vero, in alcuni casi i 20 centimetri sono fondamentali, l'applicazione di sicurezza, per carità, puoi vedere le targhe delle macchine, i 20 centimetri sono fondamentali, ma molto spesso no, e quindi per tutte le applicazioni in cui bastano pochi metri, il problema diventa proprio quello di rendere disponibili queste immagini in modo massiccio e regolare, e recuperare il beneficio dell'investimento tramite le applicazioni che vengono fatte. Questo degli esempi che ho portato sono alcune delle tantissime applicazioni che Planet.com sta commercializzando, quindi agricoltura di precisione, valutazione dei volumi di movimentazione di energia, quante navi passano in un certo golfo, in un certo stretto, in un certo canale, e tantissime cose che. La cosa divertente è che vengono in mente mano a mano che vengono fatti progressi in questo settore. È un settore molto stimolante, perché è un settore in cui le killer application possono ancora esistere. Cioè, è chiaro che il navigatore satellitare è una killer application, ce l'hanno tutti quanti in tasca, c'è niente da fare. Io penso che ci saranno delle killer application basate sulla misura, che ne so, della temperatura del suolo, della temperatura dell'acqua, dell'intensità del sole su una certa spiaggia, così uno può misurare automaticamente quanto mettere di crema. Invento, butto lì le cose a casa, ma qualcuna verrà a galla, avremo centinaia, come le nostre app, ne abbiamo 500 e poi sono sempre le solite tre che facciamo dalla mattina alla sera, perché le altre ce ne stanchiamo. Anche qua sarà così, avremo tante opportunità, poi alcune entreranno molto importanti.
e quindi quello secondo me produrrà ricchezza vera. Poi per quanto riguarda le altre cose, esplorazione, c'è chi sta lavorando per il turismo spaziale. Virgin Galactic ha costruito uno spazioplano a due carling che porta al centro un razzo che può andare fuori dall'atmosfera e rientrare, e per fare servizi di durata di 10 minuti, un paio d'ore, ma di 10 minuti sostanzialmente nello spazio, da vendere a 200.000 euro a biglietto. Dicono che abbia una fila di compratori che hanno già comprato lunga migliaia di posizioni e si sta accingendo a iniziare il servizio, sta lavorando per portare, era già pronta, poi ha fatto un incidente, ha perso un pilota, si è rimasta bloccata per quasi 2 anni, ma sta ricominciando, al punto tale che noi come agenzia spaziale stiamo stimolando la possibilità che venga a fare uno spazioporto in Italia, perché crediamo che sia interessante anche per la nostra industria, e siamo certi, perché se l'hanno detto, ci sono svariati italiani che hanno comprato il biglietto, quindi probabilmente gli piacerebbe partire da uno spazioporto italiano piuttosto che andare nel Mojave, che è un deserto in mezzo abbandonato dagli uomini di Dio, ed è molto più carino farlo nelle vicinanze di un paese che ha tante caratteristiche come l'Italia. Quindi anche in quello elementi di economia. I servizi di lancio, i lanciatori, sono qualche cosa che incomincia a rendere soldi, poi con un approccio come quello di SpaceX che lo riutilizza più volte è possibile che i prezzi calino, che aumentino gli utenti, si faccia più spazio, ma sei un po' come gli aeroplani dai fratelli Wright ai servizi civili, ce n'è stata di strada, però adesso l'aeroplano è una commodity, lo usi a prezzi bassissimi, quindi è un'evoluzione che avrà caratteristiche sue, ma si intuisce che alcune ambiti andranno avanti. Andare su Marte oggi per un investitore no, un po' presto, però fra 30 anni che ne sai. Una domanda da Bologna, chiedono qual è il valore militare di questa new economy basato sulle informazioni prese dallo spazio e quali sono i rischi dall'avere tutte queste informazioni dallo spazio. Questa è una domanda bellissima, perché ovviamente tutti ci pensiamo a questo aspetto, però io non so quanto valga militarmente l'osservazione dello spazio di alta precisione. So per certo che c'è ed è fondamentale per tutta una serie di cose. In Italia, come voi sapete, il nostro paese è impegnato solo in missioni di pace e quindi il monitoraggio della difesa degli ambiti in cui i nostri soldati sono impegnati per azioni di pace è una cosa che è del tutto importante, utile e lecita. Altri paesi sono impegnati in altri tipi di missione, il discorso chiaramente è diverso. Però vorrei presentarvi due riflessioni su questo punto che secondo me è importantissimo. La prima, lo spazio è fragile, nel senso che avendo in orbita circa 30.000 oggetti, di cui circa un migliaio sono dei ex satelliti, 1.200 satelliti o ex satelliti, di cui funzionanti poche centinaia, specialmente oggi che lanciamo centinaia di nanosatelliti all'anno, cioè, se guardiamo quanti satelliti sono in orbita lanciati ogni anno, sta facendo così la curva, per me lanciamo delle cose che sono grandi con una pallina da golf, non sto scherzando, viene a galla che c'è un grosso problema, che dobbiamo fare in modo che i satelliti tornino indietro e si distruggano l'atmosfera in tempi brevi, e probabilmente dobbiamo anche fare in modo di ripulire un po' lo spazio, ma soprattutto dobbiamo evitare assolutamente di spararci un satellite con l'altro, perché i frammenti che si creano in 4 e 4 8 renderebbero inutilizzabile lo spazio per tutti. Quindi lo spazio è fragile e in quanto tale non può ospitare più che tanto, diciamo, tensioni, tipicamente quelle che a terra provocano una guerra, nello spazio non la possono provocare perché sarebbe dannosa per entrambi. Questa è una riflessione che vi lascio per le vostre considerazioni. La seconda è più interessante. Proprio i ragazzi, li chiamo ragazzi, gli imprenditori di Planet.com, che erano con noi 3 giorni fa in ASI, facevano delle riflessioni interessantissime sul fatto che, essendo loro finanziati
privatamente, crowdfunding o venture capital, e raccogliendo immagini senza nessun limite, con quelle immagini fanno esattamente quello che vogliono. Non c'è nessuna legge che impedisca di fotografare dallo spazio una cosa. Poi qualcuno ti può contattare per dire quell'angolino non me lo fa vedere su internet perché c'è un problema di sicurezza, però per casi specifici, ma generalmente non hanno limiti. Per cui loro osservavano, uno, che i loro dati, che sono accessibili a costi molto bassi, e talvolta anche sono messi liberamente a disposizione, oppure insomma, secondo dei criteri molto generici, non sono specifici, se viene uno di un colore della pelle o con dei galloni sono obbligati a dare o non dare, ma fanno un'attività di mercato, diciamo, non sono una non profit, sono una compagnia, ma con una mentalità molto, diciamo, trasparente verso il mercato. E lo dico, uno che la difesa e i servizi comprano da loro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quelle immagini che anche tu puoi comprare contengono delle informazioni che chiunque di voi può guardare, che però hanno un significato più importante per certi professionisti. Però non sono segrete, sono disponibili a chiunque voglia, diciamo, comprarsele. Questo è un passaggio importante. Per esempio anche i dati di Copernicus, che si chiamano i Sentinel, i vari satelliti che l'Europa fa, sono resi disponibili gratuitamente. Sono dati di minore risoluzione, ma sono dati radar, ottici, paragonabili agli ottici a quelli di Plan.com, liberi per chiunque di voi voglia guardarseli, analizzarseli. Per cui lo spazio è da questo punto di vista è un po' come fa Street View, mette a disposizione una quantità enorme di informazioni, un minimo di protezione per la privacy, delle cose elementari, ma la ricchezza dei risultati che produce questa montagna di informazioni ha una naturale tendenza ad abbassare il livello di tensione fra paesi, fra persone, fra situazioni. Cioè, sto fatto che non voglio dire che se tutti siamo trasparenti la Terra diventa un posto come paradiso, non è così banale. Siamo in un sistema complicatissimo, con tensioni, con guerre terribili, talvolta sembra di essere tornati veramente all'uomo delle caverne, per quello che uno vede fare in certi contesti. Però la tecnologia ha un aspetto enormemente positivo che spesso andiamo a dimenticare, e questa tecnologia in particolare di rendere accessibile, visibile, conoscibile a tutti il nostro pianeta sempre di più, secondo me ha molti più vantaggi che svantaggi. E quindi la preoccupazione e la cautela sulla parte militare, legata alla parte militare, la privacy, sono tutte cose giuste, devono essere affrontate correttamente con le modalità opportune, però c'è una spinta così forte, diciamo, mista fra mercato, competenza, tecnologia, sogno, volontà, tutto un miscuglio tale di cose, che però sta avendo, secondo me, un effetto benefico. Come dire, ma internet è buona o è cattiva? O è cattiva? Ma secondo me è molto più buona che cattiva, anche se ci rende un po' coglioni, anche se ci sono i traffici di cose, anche se, però la ricchezza informativa, il beneficio culturale, le opportunità che apre, il mercato che fa girare, è enorme. Pensate per un istante, se ci bloccassimo tutti quanti gli schermi, i telefonini, i computer, non vivremmo veramente più, perché chi perde il computer e il telefono, specie se è una città che non è la sua, è morto, non sa più come muoversi, non sa più neanche i telefoni a gettone. Quindi diciamo, questa è una cosa su cui riflettere, no? Il valore fortemente positivo della tecnologia, che però bisogna sapere gestire in un mondo di enorme complessità. Ecco perché è importante studiare, formarsi, capire, discutere, perché dobbiamo assolutamente vivere in un mondo così complesso, che però ci dà anche enorme soddisfazione.
corta, sono laureato in fisica e sto proseguendo nella magistrale, diciamo, su fisica teorica, più o meno teorica, insomma. Più o meno teorica. Interessante. Variabile. E infatti la mia domanda era legata a questo, diciamo, sono curioso di sapere quali sono le possibilità per un laureato in fisica relativamente a quest'ambito e poi appunto anche se mi posso permettere qualcosa della sua esperienza personale. Allora, in questo settore dunque c'è spazio per tante competenze, no? Perché è ovvio che c'è un elemento fortemente ingegneristico, perché molte di queste cose che si fanno nello spazio devono funzionare a puntino, secondo specifiche di un certo tipo. E se uno non mette in moto processi di qualità molto rigorosi, gli scoppia l'oggetto sulla prima o poi mentre lancia, non funziona. Okay? Quindi c'è una questione di qualità spinta, di garanzie, che sono tipiche, riconosciamolo, sono tipiche del mondo dell'ingegneria, cioè i fisici fanno tutto, però diciamo, quando si tratta di rendere delle cose ripetitive, perfettamente eseguibili così, è un po' noioso, lasciamo gli ingegneri per carità. Però c'è spazio per tutti nello spazio, nel senso che ci sono tantissime cose, pensa solamente gli astrofisici che fanno esperimenti nello spazio, ovviamente mettono tutta la loro capacità di ricercatori, di studiosi, di indagatori dell'universo in un contesto in cui poi sono anche le industrie, ma c'è un fortissimo collegamento fra i fisici, gli astrofisici, gli ingegneri e poi chi fa tutto. Quindi ci sono poi tante storie incrociate, ingegneri che diventano scienziati, scienziati che si mettono a fare progettista. Non ci sono veramente, è un ambiente vivace e fortemente tecnologico e fortemente scientifico, quindi ci sono tantissime strade, non solo per gli scienziati e per gli ingegneri, ma per chi studia legge, tutte quante le normative per lo spazio sono di enorme interesse per chi si occupa di queste cose. Per chi studia il comportamento umano, quindi anche gli astronauti, psicologi, medici, gli aspetti biologici, il clima visto da sopra, cioè veramente molto vasto. Se vuoi, questo mi porta alla seconda domanda. Io ho fatto faccio ancora in parte, ma chiaramente a tempi molto molto ristretti, delle ricerche molto, molto tematiche, partizioni elementari, prima terra con lo spazio, materia oscura piuttosto che antimateria primordiale, che è una cosa che, come tu sai, è una punta di spillo, interessantissima, fondamentalissima, ma far per 30 anni questa roba qui è una punta di spillo sull'intero scibile umano. Entrato nel settore spaziale, siamo perdendo gli aspetti di management che sono chiaramente overwhelming, cioè c'è tutta una questione di gestire persone, risorse, situazioni internazionali, vabbè. Ma quello che ti posso assicurare è che lo spazio è un grado contro pi greco, cioè c'è tanta roba, la più disparata, può essere più interessante o meno interessante, può piacerti di più o di meno, ma è infinitamente più vasto rispetto a un qualsiasi settore scientifico. Questa è la prima cosa che mi ha colpito tantissimo. La seconda cosa è che, essendoci tanta roba ed essendoci tante risorse economiche che si muovono, la velocità con cui accadono le cose nel settore spaziale è spaventosa. Cioè, è un po' come l'economia, io non sono un finanziere, però so che i grandi capi di industria dormono 4 ore la notte e hanno 3 terminali, uno su Tokyo, l'altro su Milano, il terzo su New York. E non siamo a questi livelli, per carità, però gira rapidamente tutto quanto, decisioni, tensioni, discussioni, siccome ci sono molte risorse da definire e utilizzare in tempi contenuti, le cose sono organizzate e avvengono molto 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 velocemente, non si possono perdere, se uno può anche perdere, accalare l'attenzione, ma poi vedi che perdi occasioni, opportunità, risorse, investimenti, cose di questo genere. Questo secondo me mi ha molto colpito. E la terza cosa, appunto, che è collegata alla seconda, è senti un mondo pulsante, cioè le cose si muovono,
rapidamente cambiano, ci sono questi personaggi visionari che cambiano il mondo, non è male, cioè, in un mondo che ha tanti problemi, questa fetta qui, diciamo, guarda avanti, no? Ed è sempre bello guardare avanti, ti dà motivazioni, ti dà speranza anche, no? Perché i ragazzi di Planet.com dicevano parole molto importanti. Quando dicevo prima che insomma, il processo economico è quello che ha portato il nostro mondo in una situazione in cui il clima ci si sta rivoltando contro. Per cambiare questo tipo di situazione occorre un processo economico, non basta la buona volontà. Occorre che in modo che il nostro egoismo economico che ci ha portato in una direzione, diciamo, venga riorientato per portarci in una direzione che per motivi di sopravvivenza, diciamo, ci porti dei comportamenti. Solamente l'industria e l'economia possono correggere per miliardi di persone i comportamenti. Gli individui possono fare un pezzettino, ma la società nel suo insieme deve fare il grosso. Bene, e lì percepivi, sentendoli, una ragazza, veramente una ragazza, ha avuto 20, non più di 30 anni, di che mestiere fai? Ah, dice, sono economista delle foreste. Che cos'è? Se hai le foreste vuol dire che sei stato studi di carattere naturalistico, l'economista vuol dire che hai fatto... No, no, dice, io mi interesso molto a fare tutto ciò che è legato all'economia collegata alla risorsa foreste, da supportare procedure di misura del tasso di deforestazione affinché il Brasile piuttosto che l'Argentina o il Congo misurino e capiscano Italia dove. E vabbè. A iniziative contro la deforestazione che partono da crowdfunding o da investimenti privati, quindi channeling verso nuovi satelliti piuttosto che nuovi investimenti per aiutare questi processi. E questa è la cosa che più mi ha colpito, fornire dei dati a pagamento per gli investitori finanziari che delle foreste ne può fregare di meno, ma che siccome sanno che le foreste tagliate portano ogni chilometro quadro tot frazioni di grado di crescita di temperatura e quindi il clima a 20 anni e 30 anni sarà diverso, sono molto interessati a sapere come le cose stanno andando oggi, perché gli investimenti stanno facendo a 30-40 anni, li devono fare, se li fanno sulle spiagge che pagano coperte dall'acqua, ma li facciano in montagna, ma non c'è più la neve, cioè, devono fare delle scelte strategiche, economiche, sulla base di come va bene o come va male il processo ecologico. A me sembra una considerazione molto importante, perché sono gli stessi imprenditori che con le scelte puramente finanziarie ci hanno portato a certi tipi di situazioni ingestibili. Quindi questo tipo di capacità di misurare l'effetto, secondo me, può portare a una correzione delle cause. E queste nuove new companies partono molto con una sensibilità a un nuovo modo di fare economia in cui non conta più quanti soldi, quanta è la percentuale di guadagno, ma è un guadagno più ampio, no? È un guadagno, diciamo, di new economy che si gioca molto sul futuro, su come le cose andranno, su come le cose si mettono assieme. E questa cosa mi ha molto fatto riflettere che potrebbe essere, diciamo, forse un insieme di una risposta diciamo, economica a un problema causato dall'economia. Presente. Buonasera, sono Matteo, vengo da Torino, faccio elettronica e volevo sapere come potrebbe essere accessibile per un civile, per uno studente, lo spazio e quali potrebbero essere i problemi legali. Cioè parlo, non lo so, di mandare un pallone in orbita o qualcosa del genere. Dunque, allora esistono delle regole che magari non conosco nemmeno io, ma lanciare un satellite nello spazio non è limitato, devi semplicemente dirlo a un opportuno registro che tiene l'ONU. Quindi oggi puoi lanciare qualsiasi roba nello spazio, è così difficile da lanciare che non è limitato. Curioso, è così. Anche perché poi andare a controllare i lanci è un po' complicato, si può lanciare da qualsiasi parte del mondo, più o meno, quindi è anche difficile farlo. E poi tutto sommato i paesi che lanciano nello spazio sono abbastanza pochi, sono una ventina in tutto, non di più. Lanciare palloni di alta quota anche lì a
non è così banale, perché i palloncini che comunque sul mercato non vanno più alti di tanto, occorrono palloni stratosferici basati su elio, che sono complicati da lanciare. Quelli, se li lanci, sei obbligato a mettere dei meccanismi che ti permettono di riportarli a terra. Talvolta escono di controllo e allora nascono dei problemi piuttosto seri, perché quando un pallone di quelle dimensioni non è più abbattibile, in quanto tu puoi sforacchiarlo finché vuoi con una mitragliatrice, con un cannone, ma è così grande la superficie che questo oggetto, prima di scendere giù, fa il giro del mondo. Quindi diciamo, se si rompe il meccanismo di svuotamento automatico, che si apre un pezzo di pallone, si squarcia un pezzo di pallone molto grande, può succedere che vengano persi di controllo, ed sono cose quasi comiche, perché sia gli americani che i russi dovrebbero abbattere, ma non ci riescono, quindi insomma, succedono un po' di intrighi internazionali. Che altro ti posso dire? Puoi avere i missili di bassa altezza, i missili sounding, che vengono lanciati da alcune basi specifiche, quelli vanno su verticali e tornano giù tipicamente, quindi basta avere una rampa di lancio, una foresta abbastanza grande, un deserto abbastanza grande, con poche persone o animali. Non ci sono tantissime regole. Questo è anche un problema, perché adesso si stanno lanciando nanosatelliti a un ritmo tale che c'è un problema grosso e nessuno sta ripulendo. Tipica atteggiamento umano, no? Prima si sporca e poi qualcun altro deve pulire. Il punto curioso, cioè, era proprio, cioè, la mia curiosità stava, non c'è una regolamentazione, diciamo, stretta? No, che io sappia no. Abbastanza lasca. Praticamente qualcuno, cioè chiunque può acquisire informazioni in qualsiasi maniera, diciamo. Sì, è basato sulla soglia di difficoltà. Ora tu non ti metterai mai a fare un satellite che guarda i 20 cm, fai prima a comprare i dati. Ok? E se sai fare un satellite che guarda i 5 cm, non saresti in questa stanza. Giovanni, mi chiamo Giovanni, sono ingegnere geomedica. Lei ci ha fatto vedere quanto l'interesse economico sia straordinario. Volevo domandare quanto invece sia l'interesse politico e se eventualmente può causare ritardi nella ricerca oppure in altre applicazioni economiche. Ma, allora, diciamola così, che ci sono due tipi di soldi nel settore spaziale, quelli pubblici e quelli privati. E quelli pubblici sono sempre legati a una scelta politica, no? Se l'Asia ha tot, c'ha di più o c'ha di meno, di fatto è una scelta politica. Quindi lo Stato. L'esempio classico è la NASA. La NASA pure. La NASA ha avuto un grandissimo salto per l'Apollo, dove ha decuplicato 20 per 20 il suo finanziamento per alcuni anni. Ha fatto il progetto Apollo, poi è scesa giù ai valori attuali, che sono sempre importanti, ma rispetto a quelli che aveva in quegli anni sono molto più piccoli. Quindi i paesi hanno deciso, specialmente le superpotenze, di fare politiche spaziali anche molto ambiziose. Russia e America hanno fatto cose pazzesche, i russi ancora di più gli americani. Io ho avuto la possibilità di vedere i resti delle attività spaziali dell'impero sovietico. Sono spaventose, hanno fatto lanciatori enormi, magari mai lanciati, hanno copiato lo shuttle rendendolo automatico, ha fatto due voli, poi l'hanno messo in un deposito che è crollato 20 anni dopo. Cioè, la Russia è stata tumultuosa, investimenti enormi, successi anche importanti, programmi interrotti. Però diciamo una visione grandiosa, la Cina oggi, se non sbaglio, sta per diventare il paese che lancia più satelliti all'anno di tutti. Ha sviluppato dei lanciatori che possono mettere in orbita 20 tonnellate, quindi della classe di Saturno, sta costruendo la sua stazione spaziale, ha deciso per i prossimi 30 anni cosa fare, andrà 3-4 volte sulla Luna, già da stare per l'altra volta, portarci un uomo, poi su Marte, portarci. Hanno un programma, faranno tutto. In sintesi, tutto ciò che può essere fatto, noi cinesi lo faremo nei prossimi 30 anni. Copiando, per carità, ma dopo un po' fanno anche cose che non sono copia di
Quindi c'è sicuramente la politica di potenza, la politica di prestigio, c'è una politica tesa al fatto che ogni dollaro o euro investito in spazio si sa che ritorna in indotto e in industria normale per un fattore da 3 a 6 volte, perché forma tecnologie, forma applicazioni, quindi c'è anche un vantaggio concreto, e questa è per la parte dell'investimento pubblico. Quindi certo alcuni paesi tradizionalmente investono di più, in Europa la Francia, la Germania, l'Italia non è messa male, la terza, la NASA, naturalmente l'America. Sappi che il totale degli investimenti europei è la metà della NASA all'anno, tra ESA, agenzie spaziali nazionali, che poi danno i soldi anche in buona parte all'ESA, e Commissione Europea, tutto messo assieme è circa la metà di quello che fa l'America. Se, e quindi politica, spazio, sì, sono fortemente collegate. Se vai sul privato è un po' diverso, perché quando i privati mettono i loro soldi lo fanno con dei criteri un po' diversi, legati per lo più a una a un ritorno economico oppure a una visione. Elon Musk, l'ho detto stasera a qualcun altro, diciamo, perché fa spazio, in sintesi estrema, uno che ha fatto, che è ricco, sveglio come pochi, poteva fare le auto elettriche, vuol fare l'hyperloop, ha fatto PayPal, perché vuole andare nello spazio? Per avere la capacità di lancio, per battere gli europei piuttosto che i russi o i cinesi? Lui vuole lui stesso andare nello spazio, no? Ha una cosa in testa, che il primo uomo su Marte si chiamerà Elon Musk. Nel 24 vuole andarci lui, e sta semplicemente mettendosi in una macchina gigantesca per fare un servizio all'umanità, per lanciare un centinaio di missili, però per raccattare le risorse, le competenze per andarci lui. Lui lancerà tre, lui dice che lancerà tre razzi, uno nel 18, l'anno prossimo, uno nel 20, su Marte ogni 2 anni, ogni 26 mesi, e uno nel 22, e poi nel 24 lui vuole andare, lui vuole essere il primo uomo che va su Marte. Questo è un processo, diciamo, che sui fondi pubblici c'entra molto poco. Come Bezos, come Virgin Galactic, sono imprenditori. E lì non c'è limite, perché insomma l'economia di nuovo è qualcosa che può tirare moltissimo. Se questa gente vede che si incastrano, no, gli investimenti propri, quelli dei venture, in un certo tipo di mercato, un certo tipo di percezione di cosa può essere il futuro. Il mercato dello space tourism coinvolgerà veramente milioni di persone o centinaia di persone? Boh, non so nessuno. Però quando comincerà a essere possibile fare i primi 50, 100 mila, i prezzi andranno giù. E magari, chissà, se non tutto, un nipote, magari potrà comprarselo a qualche migliaio di dollari. L'ultimo. Posso? Io mi chiamo Claudio Baldicelli e studio ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. Diciamo, dalla presentazione abbiamo toccato, durante la presentazione abbiamo toccato vari temi, così le applicazioni dello spazio, diciamo. Non ho notato nessuna applicazione in campo energetico, cioè non si è mai pensato di utilizzare lo spazio per produrre energia. Nello spazio siamo a bassa temperatura, con una forte radiazione solare, perché non utilizzarli per produrci energia? Allora, uno, la costante solare sulla Terra è 1300-250 watt metro quadro. Prima dell'atmosfera scende a 1100 o qualcosa di genere dopo l'atmosfera, non è molto diversa. Quindi, prima risposta, perché fare pannelli solari nello spazio e poi mandare un fascio di luce sulla Terra? Non è meglio fare direttamente sulla Terra, perché uno perde il 20%, ma è infinitamente più facile. Non abbiamo l'alternanza in altri giorni nello spazio. Va bene, però è anche vero che la Terra è sempre metà illuminata. E sulle scale di cui stiamo parlando, cioè, per carità, ci sono disegni, progetti, idee. Il momento che noi saremo nello spazio con infrastrutture permanenti, allora il discorso cambia naturalmente, tutti i satelliti hanno i loro pannelli solari, però l'idea di fare un beam, la gente ha
pensato di tutto, di fare illuminazione notturna con grandi specchi solari, specchi del sole sulla Terra, no? Sì, si può fare entro certi limiti, poi non si domanda perché, cioè non è mai superato, che io sappia, la fase dell'ipotesi avveniristica. Quindi non mi viene da dire che non credo che lo spazio sia il posto giusto per raccattare energia da mandare sulla Terra. Altra cosa è raccattare energia per far andare un'astronave, piuttosto che altre cose diverse. Applicazioni energetiche, beh, alcune ci sono, il monitoraggio dei tralicci delle alte tensioni, dallo spazio si possono vedere spostamenti molto minuti dei tralicci che possono far ipotizzare a un carico eccessivo eventualmente un crollo. Si possono monitorare il movimento delle navi cisterna piuttosto che dei camion cisterna, quindi può essere una questione di organizzazione, di misura. Si possono con tecniche opportune cercare di seguire i tubi per cercare falle in oleodotti. Ci sono applicazioni, diciamo, secondarie ma non primarie, capito? Nel senso che monitorano, studiano, aiutano a capire eventuali danni delle infrastrutture. Bene, io ringrazio il professor Battiston, soprattutto per la passione. Che è una grande opportunità nella quale chiunque può trovare una strada interessante anche professionale. Per cui ancora grazie.